Alessandro Simeri, che ora va a contendere un pallone al portiere del Messina su un retropassaggio pericolosissimo di Fantoni. Spallata su Simeri, si continua a giocare. Derrico, c'è Mazzotta libero a sinistra. L'esterno di Derrico per Botta. Ruben Botta al nono minuto di questo primo tempo, porta in vantaggio il Bari. Secondo gol consecutivo per Ruben Botta, la magia d'esterno destro di Derrico. Botta ha controllato il pallone all'interno dell'area di rigore con il mancino, ha freddato Lewandowski per il vantaggio del Bari. Riconquistiamo subito palla però ai 20 metri, che tira per Simeri al limite dell'area, la conclusione di Simeri, palla sul fondo, ancora un'occasione per il Bari con Simone Simeri dal limite dell'area di rigore, quasi all'altezza della mezzaluna, colpito forte. Il destro con i pugni frattali, Maita ancora per Scavone in profondità per Pucino, il cross di Pucino, Simeri prova a colpire il pallone, non riesce ad indirizzarlo in porta. Maita per Khedira in area di rigore da destra, ora Khedira prova a fare tutto da solo, Pucino a destra, il cross basso, Simeri non riesce nella deviazione, ancora un'occasione da destra, ancora con il cross di Pucino. Ancora pallone riconquistato, tunnel di Derrico su Fofana, a campo Derrico, c'è Simeri, Derrico prova a fare tutto da solo, ancora Derrico, Simeri in area di rigore, la conclusione sul fondo. Parte il destro di Damian, la palla passa sul fondo. Brivido per il Bari, posizione centrale, attenzione a Baldè in profondità per Vukušić contro Terranova, Vukušić, la finta di Vukušić, Terranova respinge il tiro di Vukušić. La battuta di Pucino, il destro, palla alta. Non di molto, però la palla termina alta sulla traversa. Scavone dentro, Paponi, gol! Paponi! Sembrava irregolare la posizione di Paponi, che invece si è girato e con il sinistro ha battuto Lewandowski al 31esimo, Messina 0, Bari 2, primo gol in maglia biancorossa anche per Paponi. E allora abbiamo rivisto le immagini della vittoria per 2-0 contro il Messina, terzo successo consecutivo in trasferta, Bari che resta al comando della classifica con un punto sul Monopoli e domenica c'è Bari-Monopoli. Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col biancherosso di Bisport. C'è già ad attenderci in collegamento via Skype il tecnico Dino Bitetto, al quale auguro buona giornata. Ciao Dino. Ciao Enzo, buon pomeriggio a tutti. Direi che la prima cosa che voglio evidenziare, dopo aver visto le immagini, perché magari a distanza di qualche ora vedi anche meglio le cose, quanta qualità c'è nel primo gol del Bari? Dai giocatori che hanno senza dubbio le maggiori qualità tecniche, sia Derrico che Botta, anche non solo il passaggio all'esterno di Derrico verso Botta, ma poi soprattutto i due tocchi per domesticare la palla sempre col mancino di Botta, e poi ha colpito con velocità e precisione mandando la palla alle spalle. Certo, l'abbiamo sempre detto, sono i giocatori più rappresentativi sotto questo aspetto. Diciamo che non so se sia stata o no la migliore prestazione del Bari sino a questo momento, di sicuro non era stata mai così evidente una supremazia tecnica come ieri contro il Messina, cioè la sensazione che la squadra stia esprimendo di partita in partita tutti i suoi valori e che quindi la differenza sia più evidente rispetto agli avversari. Io ho ricordato un po' ieri la differenza che c'era tra il Bari e chiunque altro in Serie D. Chiaramente un augurio che faccio anche al Bari, perché vorrebbe dire ovviamente vincere in carrozza questo campionato, però la sensazione che ho avuto è stata questa, cioè mi ha ricordato ieri la partita a Messina, un po' quello che faceva il Bari in Serie D, che andava, non c'era fattore campo che tenesse, andava a mostrare di essere superiore, non so se condividi questo pensiero. Beh, sono due categorie completamente diverse. In Serie D diciamo che è molto più semplice, se si riesce a fare così come ha fatto il Bari all'epoca, una squadra al di sopra di tutte le altre, però effettivamente l'idea che ha dato ieri il Bari è stato soprattutto questo, una squadra che sta dimostrando e ha dimostrato ieri tutta la sua forza, è una squadra in crescendo, l'hai detto bene tu, di partita in partita sta andando sempre meglio. Poi ti devo dire, c'è un aspetto che mi lascia ancora più fiducioso, è che tutti
tutti gli artefici delle partite, e adesso praticamente la rosa è stata mandata in campo quasi completamente, se non vado errato, soprattutto in queste prime gare. E questo è sintomo di come lavori la squadra quotidianamente, dove tutti sono coinvolti a fare, se messi in campo la domenica, a fare le cose che magari il mister Mignani dà loro disposizione. E in effetti ieri, non dimentichiamolo, c'è stato un turnover anche abbondante, con 5 innesti nuovi rispetto alla partita precedente, ma è il caso di dire chi se ne è accorto. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta, chiamateci pure per dire la vostra, insomma, le vostre riflessioni su questo momento del Bari. Insomma, Mignani, voglio che parli un po' anche del tuo collega, insomma, mi sembra che stia gestendo con estrema lucidità un parco giocatori importante. Sì, l'ho detto più volte, sin dalle prime sue interviste, non lo conosco personalmente, però dalle interviste che ha dato subito l'impressione di essere una persona molto, molto chiara nell'esposizione delle gare soprattutto. Figuriamoci anche nello spogliatoio, e si vede in campo, perché comunque in campo i giocatori hanno le idee chiare, e lui è uno che sa di calcio. L'unica cosa che magari forse dovrà crescere è una disposizione, una caratteristica che soltanto lui saprà dare, ci avrà pure sicuramente le sue ragioni, e che forse in parecchie situazioni manca di una di una pressione più feroce verso gli avversari per riconquistare la palla. Però d'altro canto ieri è stata una partita dove non c'è stata, diciamo, storia, perché pur se il Messina ha fatto girare palla, ha fatto manovrare bene, ha fatto allargare anche la squadra del Bari, ha trovato i varchi magari sugli esterni, però poi una volta arrivati lì il Bari si è ricompatta davanti alla propria area di rigore e sa benissimo interrompere le loro azioni offensive. C'è una telefonata, pronto? Buon pomeriggio Enzo, sono Francesco. Ciao Francesco, un ciao. Un abbraccio a te, approfitto della presenza di Obitetto per salutarlo per la sua competenza, e appunto volevo rivolgergli una domanda. La mia considerazione è questa, Enzo, che a prescindere dal lavoro eccezionale che ha fatto Ciro Pulito per la squadra, volevo sottolineare il fatto che quest'anno, secondo me, abbiamo un allenatore capace sia dal punto di vista tecnico che umano. E mi permetto di sottolineare una cosa, no? Volevo il parere appunto di Bitetto su questo. Ho notato che l'allenatore, il nostro allenatore, ascolta, è attento. Mi è capitato di ascoltare l'intervento di Gennaro in zona mista con Cristian Siciliani, che gli faceva presente del fatto che Antenucci secondo lui non era al top e lo vedeva spento. Lui ha, l'allenatore, ha innanzitutto fatto in modo che la cosa non passasse inosservata dal punto di vista della salvaguardia del suo giocatore. La partita successiva Antenucci è stato messo in panchina, si riscaldava e non ha sostituito il giocatore, ma bensì ha messo Paponi. Quindi questo è sinonimo, Dino, di attenzione anche dal punto di vista dell'osservazione di esperti come Di Gennaro, che quando gli hanno fatto presente quella cosa lui non l'ha sottolineata ma l'ha tenuta in considerazione. Volevo sapere un parere da parte di Dino se ho visto male la cosa. Grazie. Grazie Dino. No, senza dubbio lui è uno, lo si è visto anche in queste partite, uno che non si crea problemi a dover mettere fuori un calciatore così esperto e indispensabile, lo era all'inizio di questo campionato. L'allenatore protegge comunque tutto il suo gruppo, e lo si vede anche da come si gestiscono le partite e le formazioni che mette in campo di domenica in domenica. È bravo anche in questo, per cui ecco, forse quest'anno abbiamo trovato una soluzione. Faceva benissimo prima
a parlare di Polito, perché Polito, oltre ad aver scelto i giocatori, oltre che l'allenatore, è uno che credo nello spogliatoio si faccia sentire, ed è una cosa che a Bari negli ultimi anni è mancata in maniera assoluta. E poi c'è anche un altro aspetto: questa è la terza vittoria, se non sbaglio errato, terza vittoria fuori casa consecutiva, se non sbaglio. Sì, sì. E questo è un dato che lascia ancora più ben, ben sperare, più fiduciosi, sì, di sì, quello che può essere il campionato del Bari. C'è un amico che utilizza, come dire, la mia chat personale per porti una bellissima domanda, perché scrive Giovanni: cosa stanno portando di nuovo Mignani e Colombo? Mignani allenatore del Bari, Colombo allenatore del Monopoli, visto che vengono da gironi diversi da quello nostro. Cioè, a volte il luogo comune è che bisogna affidarsi ad un allenatore che conosca molto bene il girone meridionale, perché il girone meridionale è molto particolare, è un girone dove si fa battaglia ogni domenica. Insomma, Colombo e Mignani non vengono dal girone meridionale, vivevano ben altre realtà, eppure non mi sembra che abbiano pagato lo scotto del noviziato. Sì, vabbè, hanno fatto calcio anche loro, anche se in gironi diversi. Il calcio è calcio, il calcio è anche questo. È vero, quello meridionale è sempre è risaputo, e si è sempre detto che è un campionato, un girone abbastanza agonisticamente molto, molto, molto intenso e molto agguerrito. Colombo già è stato l'anno scorso a Francavilla, se non vado errato, per cui aveva già assaporato. Mignani, quando uno sa di calcio, quando uno conosce bene i propri giocatori, quando uno riesce a profondere empatia nel gruppo che ha a disposizione, si può fare. Poi soprattutto questo gruppo è un gruppo, sia numericamente anche qualitativamente, è un gruppo veramente valido per questo campionato. Prendiamo una telefonata, prendiamo in pausa pubblicitaria. Pronto, chi è in linea? Sì, buongiorno, sono Giovanni. Ciao Giovanni, ciao. Due cose distinte tra di loro. La prima, quando si parla di Antenucci, di qualche attaccante che lo insegna, si guarda l'attaccante ma non si guarda chi dà il pallone. Sì. Nel senso che il Bari, nelle ultime partite, perde nell'ultimo passaggio. Abbiamo visto l'ultima partita, Del Rico aveva la possibilità di passare a Simeri subito la palla, l'ha trattenuto un po' di più e Simeri si è trovato un po' chiuso, mentre sarebbe potuto arrivare in porta. Lo stesso è accaduto con Antenucci due volte nelle partite precedenti, libero e non servito. Ecco qua, quindi non giudichiamo la punta, ma guardiamo tutto insieme come si svolge, perché certe volte devono pure essere servite bene. Che ne pensi, Dino? Secondo no, ha fatto benissimo a sottolineare quell'azione. Anche perché non solo quell'azione, ma alla fine del primo tempo, dal 40esimo fino al 44esimo, ci sono state 3-4 situazioni che se erano gestite meglio dagli attaccanti e anche dal rifinitore, sicuramente avrebbe chiuso ancora prima la partita. Sul 2-0 alla fine del primo tempo, insomma, sarebbe stata come vogliamo sempre noi, no? Quando diciamo dobbiamo saper chiudere le partite. In quel frangente ci sono state 3-4 occasioni, una volta con Kedira, due volte con Simeri, questa azione di cui parlava il telespettatore poc'anzi, no? Del Rico che ha rallentato molto ed effettivamente se avesse dato la palla prima a Simeri si sarebbe trovato davanti al pallone, davanti al portiere avversario per poterlo battere. Sono tutte situazioni, però l'importante, come si dice in genere, l'importante è arrivarci bene. Poi magari una maggiore precisione, un maggior tempismo può fare la differenza e far arrivare anche più reti alla squadra. Allora, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, poi vorrei parlare con te un po' a 360 gradi di questo girone C di Serie C, anche perché ieri hai visto un'altra partita, hai visto la partita fra Andrea e Foggia, stamattina per noi ti sei rivisto invece il Bari per poterci dare delle risposte, però hai visto anche quell'altra partita, hai, come dire, monitorato la situazione a 360 gradi, quindi ci dirai ad esempio se il Monopoli, Bari Monopoli è da considerarsi a tutti gli effetti uno scontro diretto oppure se il Monopoli è lì di passaggio. Pubblicità, poi di nuovo insieme. Solo da Volkswagen Zentrum Bari, ecobonus anche senza rottamazione fino a 5.000 euro, con Golf Metano e Tiguan Hybrid in pronta consegna. Ti aspettiamo in concessionaria.
L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Dell'Era Costruzioni e Restauri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento strutturale, storico e statico sismico, recupero edilizio e restauro conservativo. Dalla progettazione alla manifattura, risultati eccellenti e duraturi. Dell'Era Costruzioni e Restauri, www.impresaediledellaera.it. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare strada? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi, fino a 10.000 euro di vantaggi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Is it to recognize? Yeah. Molino Casillo, farina e semole dal 1958. Rieccoci insieme con i Biancarosso TV Sport, sempre collegato con noi Dino Bitetto. Abbiamo tantissimi messaggi anche attraverso i nostri social. Emanuele scrive: Mignani ieri è mandato a riscaldare Antenucci dopo il cambio delle due punte. Credo che non si debba aggiungere altro. Mignani, voto 9. Per alcuni, per poter dire che il fiore sia sbocciato o no, bisogna aspettare almeno 10 partite. Natale fa i complimenti a Mignani per come gestisce lo spogliatoio. E poi Antonio ti ricorda, dice: me lo ricordo quando ero piccolo, mister Bitetto, quando abitava di fronte a casa mia in via Ettore Fieramosche, nel quartiere Libertà, quando era giovane giocava nel Bari di Enrico Catuzzi. Quindi c'è un messaggio praticamente dedicato a te. E poi tantissimi altri messaggi, sono veramente numerosi. Anna dice: il problema sarebbe stato non arrivarci in porta, invece ci arriviamo e questo è un grandissimo segnale. Secondo Antonello invece, quando non sbaglieremo l'ultimo passaggio diventeremo devastanti per Graziana, Polito e, come si suol dire, tanta roba. Quindi meriti al direttore sportivo. Vorrei sentire però Mignani con te, Dino, facciamo delle riflessioni sulle parole del tecnico al termine dell'incontro. Sì, è una partita difficile perché giocavamo contro una squadra che ci apriva molto, che aveva un possesso palla, però i ragazzi sono stati molto bravi, sono stati bravissimi perché hanno corso, hanno cercato di coprire bene gli spazi, sono stati... hanno raddoppiato le marcature quando c'era bisogno, abbiamo rischiato poco. Io credo che questa sia una squadra che sotto questo aspetto stia lavorando molto bene, deve crescere ancora sotto l'aspetto della gestione della palla, perché nel primo tempo tante volte quando l'abbiamo riconquistata l'abbiamo subito persa e noi dobbiamo avere la capacità di decidere quando tenerla, consolidare il possesso e quando riandare ad attaccare. La difficoltà è alta, nel senso che scegliere i primi 11 è difficile, molto difficile, perché stanno bene, ora cominciano a star bene tutti, chi più chi meno, però questa deve essere la forza del nostro gruppo. Se riusciamo tutti quanti a capire che ognuno può dare una mano, a volte un minuto, a volte 10, a volte 95, allora diventiamo veramente noiosi. Poi lo sapete, le partite a volte vanno bene, a volte vanno male, però credo che oggi la squadra abbia meritato di vincere la partita. È un po' quello che ci sta mancando in questo momento, però la voglia di andare a farlo è già un buon segnale, quindi migliorando le scelte, migliorando l'ultimo passaggio, migliorando magari il fatto di capire qual è la situazione migliore, ci può aiutare a chiuderla prima. Che riflessioni vuoi fare sulle parole di Mignani, Dino? No, che sta portando questa squadra a saper fare tutto.
a saper gestire la palla, ad iniziare la manovra dalla difesa, ad andare a cercare magari, una volta superata la prima linea di pressione degli avversari, cercare subito la verticalizzazione per andare velocemente a chiudere l'azione, saper anche andare a pressare come è successo anche ieri, quando i giocatori del Messina cercavano anche loro da dentro addirittura o appena fuori l'area di rigore di poter giocare, iniziare l'azione, andarle a pressare, insomma. Oggigiorno è così, oggigiorno bisogna, le squadre devono veramente saper leggere tutte le situazioni e gestire anche i momenti della partita. E credo che il mister, forse in tutto quello che ha detto, è perché vuole che si sappia fare tutto. C'è un amico in comune che ci saluta e ti saluta, si chiama Francesco Caradonna, e ti ricorda quando alla spiaggia di San Francesco si giocava al calcio e ti chiamavano Haller. Haller è stato un grande centrocampista del Bologna e della Juventus, giusto? Confermi? Sì, confermo, anche perché all'epoca avevo i capelli ed effettivamente gli somigliavo molto. Era un grande giocatore, Ale, me lo ricordo anch'io, insomma, un centrocampista molto forte. Prendiamo un'ultima telefonata per questo spazio, pronto? Ciao Enzo, e un saluto a Dio di Tetto. Ciao, ciao. Niente, io adesso a questo punto della stagione, che vediamo che il Bari sta andando abbastanza bene, a proposito, sono Damiano, chiamo da San Girolamo. Sì. Vorrei dire alla società di fare almeno il mio abbonamento, così avrebbero un costo minore del biglietto, e poi magari di ricompattare tutta la tifoseria e seguire in massa questa squadra, perché adesso, insomma, è arrivato l'ora di riunirci, perché non si può andare più allo stadio così vuoto. Ci sono parecchi messaggi che invitano gli altri ad andare allo stadio, tutti allo stadio, scrivono i tifosi. Il problema adesso una mossa deve dare anche alla società. Grazie per il tuo intervento, grazie, chiaramente non sarà possibile per la gara contro il Monopoli, in quanto la prevendita c'è già, però potrebbe essere magari un'idea per le prossime partite. Vi ricordo che nell'ultima parte avremo anche l'intervista flash in diretta oggi con il portiere Gigi Frattali, però ho una domanda in sospeso, o meglio una risposta in sospeso da Dino Bitetto, se secondo lui Bari-Monopoli può essere considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto. Beh, al momento sì, perché sono le due squadre che esprimono il calcio migliore, differente l'uno dall'altro, chiaramente quello del Bari molto più tecnico e invece quello del Monopoli molto più aggressivo, per cui può essere la partita importante, anche perché una vittoria del Bari, parliamoci chiaramente, ci porterebbe veramente a far pensare che il Bari quest'anno possa essere la Ternana o la Regina di due anni fa. Hai visto ieri invece un'altra partita, hai visto Fidelis Andria Foggia, ha vinto nettamente il Foggia 3-0, una vittoria tipica, diciamo, alla Zeman. Zeman è l'uomo degli eccessi, nel bene e nel male. Secondo te a che punto il Foggia può essere considerata veramente un outsider di questo campionato? Vabbè, adesso è nel bene, come dicevi tu, perché effettivamente le squadre di Zeman esprimono sempre un ottimo calcio, però nel bene e nel male, nel senso che poi magari devono stare fisicamente, devono essere sempre al massimo, al 100%, per poter esprimere quel tipo di calcio. E poi ci sono partite in cui diventa veramente facile superare la loro difesa. Ieri ha giocato un'ottima partita, dopo il primo quarto d'ora ha preso le misure, ha cominciato a macinare il gioco contro, ahimè, un Andria un po' remissiva, ecco, sono due squadre completamente diverse, sia tecnicamente sia anche tatticamente, per cui il Foggia, almeno quello visto ieri, è il classico Foggia di Zeman, che potrebbe anche impensierire con il passare del tempo le prime posizioni. Ti sorprende il terzo posto del Francavilla? Ma no, perché queste sono squadre, vedi, come il Monopoli, anche il Francavilla esprime un calcio molto aggressivo, occupa tutte le zone del campo, con più uomini, creano densità attorno al pallone e poi ripartono velocemente. Non mi meraviglio affatto, anche perché ben guidato da Torino, che è un ottimo giovane
allenatore, classico 3-5-2 dove diventa la loro manovra molto molto asfissiante sia per recuperare palle sia anche per andare a chiudere l'azione, per cui non mi meraviglio al momento più di tanto. Grazie, grazie a Dino Bitetto, nostro ospite di questo pomeriggio. Ciao Dino, grazie per la tua disponibilità. Ciao a tutti. Andiamo in pausa pubblicitaria, poi ci ritroveremo con un tifoso doc, il regista e attore Antonio Palumbo, tra poco. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare strada? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi, fino a 10.000 euro di vantaggi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Dell'Aira Costruzioni e Restauri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento strutturale, storico e statico sismico, recupero edilizio e restauro conservativo. Dalla progettazione alla manifattura, risultati eccellenti e duraturi. Dell'Aira Costruzioni e Restauri, www.impresaediliedellaira.it. Solo da Volkswagen Zentrum Bari, ecobonus anche senza rottamazione fino a 5.000 euro, con Golf Metano e Tiguan Hybrid in pronta consegna. Ti aspettiamo in concessionaria. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su basmiccolis.it. Molino Casillo. Farina e semole dal 1958. Tra poco ci collegheremo anche con lo Stadio San Nicola, dove Michele Carofiglio effettuerà l'intervista flash con Gigi Frattali. Domenico Bari mi comunica che in regia sono state inviate delle foto, delle belle foto relative alla partita di ieri, quindi se possibile vorrei vederle con voi e vorrei vederle anche con uno, insomma, che di immagini se ne intende. Il regista e attore Antonio Palumbo, tifoso del Bari. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Enzo e a tutti i telespettatori del TV Sport. Allora, dimmi un po', insomma, che idea ti sei fatto vedendo questo Bari, vedendolo ieri giocare a Messina? Beh, ho avuto la conferma che se il calcio non è matematica, sicuramente è ingegneria gestionale. Sono stati anni in cui chiedevamo a gran voce la presenza di un direttore sportivo, di una programmazione, di una squadra che ci potesse dare quella certezza di una volontà di raggiungere l'obiettivo. Ed effettivamente quest'anno volte, insomma, a incensare Polito, credo che sia stato fatto in più sedi, noi dovremmo anche fare i complimenti a Luigi De Laurentiis, perché effettivamente se pensiamo che questa avventura del calcio anche per lui è una nuova avventura, questi 3 anni ha capito e ha imparato che cosa vuol dire e credo che quest'anno ci siamo un po' sganciati da quella dipendenza che avevamo con la casa madre. Noi ricordiamo i primi anni, insomma, Giuntoli era un po' il padrino dello spogliatoio della nostra squadra e credo che se dico questo, insomma, non dico eresia. Invece quest'anno con la volontà di portare un direttore sportivo con la sua personalità e con i risultati li stiamo vedendo, perché ieri abbiamo assistito a una partita tanto muscolare quanto di testa e di preparazione. Senti, come secondo te il calcio visto, Antonio, sì, non so se tu stai vedendo le fotografie, ma come il calcio visto attraverso le fotografie? Perché noi ormai andiamo così di corsa e siamo nella società dell'immagine televisiva che stiamo perdendo persino un po' l'abitudine a vedere le fotografie, no? Che cosa ti ispira questi scatti? Cosa ti ispirano? Hai detto bene, diciamo che la fotografia è alla base del cinema e dell'audiovisivo, perché poi sono una serie di fotografie scattate in pochissimo tempo che vengono messe in sequenza.
Quindi io da sempre reputo la fotografia come lo zero assoluto della comunicazione visiva più che audiovisiva. E le fotografie, vedere i calciatori immortalati durante un momento di gioia, come stiamo vedendo adesso, durante un gesto tecnico, credo che enfatizzi molto e riesca a sottolineare per bene quel momento, quell'attimo, riesci a leggere le espressioni del volto, la tensione del muscolo, anche il background, i calciatori sullo sfondo. Mi ricordo per esempio un fermo immagine della partita di 2 settimane fa, forse, quando ha segnato Simeri, sì, quel placcaggio tentato da Di Cesare. Sì, sì, vero, vero. Un esempio di fotografia, di immagine statica che però racconta storia, emozioni e dinamicità. Allora, ieri ha segnato per la seconda partita consecutiva Ruben Botta, che è un bel volto anche cinematografico, insomma, è un personaggio particolare, ma sicuramente in campo è un protagonista. Allora, vorrei vedere con te l'intervista a Ruben Botta, poi vorrei anche conoscere le tue impressioni circa quello che poi è il nostro funambolo, insomma, in questa squadra, il giocatore più talentuoso. Vediamo un po' cosa ha detto Botta. Sì, per noi era una vittoria importante, un campo difficile, non era facile giocare qua e per noi è troppo importante. Ancora non abbiamo fatto niente, adesso in 2 o 3 giorni giochiamo di nuovo, quindi dobbiamo pensare alla prossima partita che è importante a casa. Sì, sì, lui mi ha sentito, anche aveva un passaggio fuori, mi ha trovato benissimo, lo stiamo trovando bene con lui, è importante. No, quello che fa gol, sino che la squadra sta bene, quello che entra, quello che gioca, siamo tutti insieme, quello è più importante che la vittoria, no? Sì, sì, come ho detto prima, qua siamo una squadra che può giocare tutti, no, secondo me non hai nessuno che è titolare, qua non puoi mollare, sino si molla un po' sei fuori, quindi quello è importante, perché quando entra uno entra bene, è quello è troppo importante. Sì, sappiamo che in trasferta è difficile, ma guardare la classifica adesso è troppo presto. Noi dobbiamo pensare che tutte le partite vengono a giocare tutti a vincere, quindi noi dobbiamo stare così e pensare a noi che è più importante. Io oggi mi ho sentito bene, sto migliorando partita a partita, veramente oggi mi ho sentito bene, quello che mi chiede il mister è fare quello fase non possesso, ma bueno, sono contento di stare meglio e migliorare e aiutare sempre la squadra. Quanto ci è mancato un sudamericano, no Antonio? Insomma, a Bari i sudamericani hanno fatto storia. Ci piacciono sempre i giocatori funambolici, i giocatori estrosi, fantasiosi. Ruben Botta viene da una carriera molto altalenante. Io ultimamente sono stato allo stadio con un amico argentino, tifoso del San Lorenzo, quindi lo conosce bene perché lui è cresciuto nel San Lorenzo. Insomma, ricordiamoci che è stato portato in Italia dall'Inter, poi ha avuto una carriera piuttosto altalenante, è finito in Serie C. È uno di quei giocatori che veramente può farci divertire, può essere il valore aggiunto. È chiaro che il difetto di queste personalità che sono un po' umorali, quindi magari ci sono dei momenti in cui non riescono ad esprimere il meglio, ma quando sono in forma e sono soprattutto sereni, davvero ci fanno divertire e portano risultati. Se riesce a mettersi a disposizione della squadra, riesce anche ad azzeccare quell'ultimo passaggio, perché io credo che se vogliamo trovare un difetto a questo Bari è che ancora gli manca il killer instinct. Noi dovremmo chiuderle prima le partite, va bene andare in vantaggio ma poi chiudere, altrimenti il patema d'animo è può succedere ciò che è successo contro la Paganese, no? Un gol nel momento della partita in cui magari non te l'aspetti, non hai più la forza nelle gambe per recuperare, quindi questo posso dire, quella cattiveria in più, quella precisione che poi è quello che ha detto il colpo del KO, insomma, il colpo del KO è quello che manca. Senti, ieri mi hai regalato una chicca, non sapevo neanche che fosse andata in onda, però nell'ambito dell'ispettore Caliandro, sta andando in onda su Rai 2 se non sbaglio, si è fatto riferimento a un calciatore del Bari. Se da regia siamo pronti, io farei vedere questa breve clip. Ma nessuno che mi crede. Non è vero, poi io ti credo, anzi
ti volevo fare una domanda giusto per approfondire meglio. Ma tu sei sicuro che il mandante del killer si chiama Maradona? E che invece non si chiama Pelé? Dai, io l'ha cazzata, eh? Mi hai rovinato la battuta. E poi non volevo dire Pelé, eh? Volevo dire Antenucci, centravanti del Bari. Antenucci, centravanti del Bari. Tu sei da Marro, ma... Beh, cogliamo l'occasione per salutare anche Paolo Sassanelli. Insomma, Antenucci sarà contento, Antonio, mica capita a tutti di essere citati, insomma, in una serie televisiva. Senti, ci siamo sentiti ieri per messaggio con Mirko ed era molto contento, già gliel'avevano mandato, quindi subito dopo la partita è stato inondato dai messaggi degli amici che l'avevano visto su Rai 2. Paolo è un grande tifoso del Bari, quando capita di vederci come quest'estate i nostri discorsi la maggior parte vertono sì sul cinema ma sul calcio e soprattutto sul Bari, no? Lui è molto attento, anche se è sempre in giro, però... Sì, sì, lo sappiamo. Spesso ci siamo collegati, ma vedo già lo stadio pronto. Gigi Frattari, che salutiamo affettuosamente. A te la linea, Michele Carofiglio. Dovremmo essere pronti? Andiamo allo stadio San Nicola. Vedo già pronto Gigi Frattari. Andiamo noi. Vai, Michele. Ci sei, Michele? Dovremmo essere pronti, c'è qualche momento di impasse, come si suol dire. Vediamo un po' se riusciamo a inquadrare Gigi Frattari, lo vedo lontano nel monitor, se lo possiamo vedere più da vicino. E cerchiamo di capire se Michele Carofiglio è pronto per fargli le domande. Collegamento con Gigi Frattari, ti chiedo subito, è stata una grande vittoria Messina che testimonia la vostra forza e soprattutto testimonia una meritata vittoria, perché adesso siete primi in classifica, ma soprattutto poi siete meritatamente primi perché lo state dimostrando sul campo. Bah, è stata una bella partita, abbiamo dato un'ottima dimostrazione di forza e ci fa piacere che chiunque entra, chiunque gioca in questo momento faccia bene, per cui questo sta a significare che siamo un ottimo gruppo, dimostra l'ottimo lavoro che ha fatto la società, il direttore, che ci ha messo a disposizione una squadra forte e che speriamo possa migliorare giorno dopo giorno, perché comunque non dobbiamo dimenticarci che noi praticamente non abbiamo fatto il ritiro per via del Covid, molti giocatori sono arrivati che erano svincolati, anche se giocatori fortissimi, per cui questi punti che stiamo conquistando adesso ci danno solo ancora più consapevolezza della nostra forza e ci danno la serenità per poter lavorare in settimana ancora meglio e poter migliorarci dopo giorno. Quest'anno ti stai annoiando un po' tra i pali, no? Faccio questa battuta perché insomma è un Bari che subisce davvero, davvero poco, ma questo merito soprattutto di una grande manovra a livello difensivo di tutta la squadra, ma anche ti chiedo dell'innesto di un difensore importante come Emanuele Terranova. No, beh, fa piacere perché comunque ci lavoriamo molto con il mister e questo a dimostrare insomma la solidità difensiva che abbiamo. Sicuramente l'innesto di Manu è un giocatore importante, conosciamo tutti, ha sempre fatto categorie importanti, quindi lo conoscevamo, sapevamo l'aiuto che poteva darci, ma comunque non dobbiamo dimenticarci anche l'ottima partita che ha fatto ieri Daniele Celiento dal rientro dall'infortunio, dopo che l'anno scorso ha avuto quel problema fastidioso, e il lavoro che sta facendo anche Valerio che ha fatto le partite scorse, e poi c'è un altro giocatore che ancora sta giocando poco ma che secondo me è fortissimo come Gigliotti, e in più abbiamo quattro terzini che secondo me in Serie B giocherebbero tutti e quattro titolari, per cui questo dimostra come ho detto prima il lavoro che ha fatto la società, ma non è solo la difesa, ma penso che tutto il lavoro che fa la squadra, come fa filtro, insomma penso che giorno dopo giorno stiamo assimilando bene le idee che il mister ci chiede e quindi speriamo di poter continuare a fare così. Ultima cosa, domenica si torna subito in campo, ci sarà il derby contro il Monopoli, derby d'alta quota perché insomma si sfidano la prima voi e la seconda il Monopoli, è ancora presto per dare verdetti guardando la classifica, però sarà sicuramente una sfida importantissima per voi.
Noi, come ho detto prima, dobbiamo fare punti, perché fare punti all'inizio aiuta appunto a crescere in autostima, porta entusiasmo alla piazza, perché comunque dopo i 2 anni passati dobbiamo cercare di portare più gente possibile allo stadio, ci stiamo riuscendo, vedo che i tifosi sono contenti, manca solo diciamo la ciliegina sulla torta sarebbe quella di rivedere la curva al completo per poterci trascinare quando nei momenti di difficoltà durante la partita. Per quanto riguarda la classifica, in questo momento è presto, conta poco o niente, e anzi dobbiamo stare attenti, non fare voli pindarici, perché sappiamo che questo campionato l'insidia è dietro l'angolo, per cui dobbiamo continuare con questa cattiveria, con questa voglia di portare a casa il risultato, perché ogni punto conquistato o perso può fare la differenza poi per la classifica finale. Noi sappiamo dove vogliamo arrivare e quindi dobbiamo essere consapevoli che ogni partita dobbiamo scendere in campo per vincere. E allora io ringrazio il portiere della SSC Bari, Gigi Frattali. Grazie Gigi, grazie per essere stato con noi. La linea torna allo studio. Grazie, grazie Gigi Frattali e grazie a Michele Carofiglio. Siamo veramente in dirittura d'arrivo. Antonio, proprio 30 secondi per chiederti su cosa stai lavorando in questo periodo. Sto lavorando alla sceneggiatura di una serie che sarà ambientata qui in Puglia, nello specifico Bari, e poi nel weekend invece gireremo un videoclip, una promozione per una band sempre del territorio, quindi insomma ci teniamo allenati. Benissimo, grazie ad Antonio Palumbo, attore e regista, o regista e attore, forse anche meglio, grazie e alla prossima. Noi dobbiamo salutarci qui, a domani con i Bianco e Rosso TV Sport, ciao.